Ed eccoci qui alla recensione del sesto episodio della prima stagione di Vikings Valhalla. Episodio particolare. Parliamo a blocchi. Leif continua il suo percorso personale con Harald, la loro amicizia, che puzza di amicizia dalla Kingdom, peggio ancora, dall'amicizia al Reign, insomma. Qui stiamo cadendo sempre più in basso, ragazzi. E in più, come cosa che avevo dimenticato di dire nel quinto episodio, è che c'è il lato oscuro. Ragazzi, Star Wars, Freydis e Leila, e Leif sta diventando, sta per fare la fine di Anakin. C'è il lato oscuro, ragazzi, e quindi sta per diventare una Sith, la vendetta dei Sith, la vendetta dei Vikings, insomma, capito? Scusate se è partito lo spot generale, ma se lo merita, se lo meritano. Il lato oscuro, ma che cazzo sta dicendo? E poi abbiamo non riesco a essere neutrale davanti a queste sputtanate madornali, ragazzi miei, ragazzi miei, che schifo, che schifo. Emma che si innamora di Canuto, lui che l'ascolta quando lei suggerisce come fare le piccole imposte da applicare a tutte le famiglie, invece non le tasse a tutti quanti. Poi c'è Edmondo che tiene la testa bassa e obbedisce, però sotto sotto vorrebbe detronizzare ovviamente l'invasore Canuto. E cosa succede? Succede che a un certo punto il nostro bellissimo beniamino Olaf, perché è un grande Olaf, va a fare il cattivone lui torna in Norvegia, in Danimarca, non si capisce neanche quando c'è ambientazione precisa, ragazzi, non si capisce un cazzo. E va da Alfio, che è la prima moglie di Canuto, la regina di Danimarca, che era una mersiana. Questo io lo so perché ho fatto storia tanto tanto tempo fa per scrivere il mio romanzo Valravn, polvere e ombra. Per chi fosse interessato, lo sto scrivendo ancora, quindi se avete consigli, datemeli pure. Parliamo dell'episodio. Ho dimenticato di dire una parte molto importante, che l'episodio, l'altro, il quinto, il finale, si chiudeva con questo Jarl Kor, il cristiano fanatico, in stile cursed, in stile dei paladini rossi di quello schifo lì. Era andato a ammazzare la bambina, la croce, no, il battesimo, tutte quelle pessime battute, distorcendo l'idea cristiana di misericordia. E qui nemmeno andando alla conversione, ma proprio uccidendo i pagani, quindi è proprio una roba assurda, ragazzi, fuori dal mondo. Uno così da chiudere in manicomio d'Arkham, ma neanche. Nel manicomio Asylum di American Horror Story nemmeno ci starebbe bene questo Jarl Kor. E ammazza bambini, donne, l'amica di Freydis, insomma tutti quanti. Però risparmia Freydis perché lei ha incontrato il Veggente, quindi lui vuole incontrare pure lui il Veggente, lo incontra. E niente, ragazzi, cioè, è troppo prevedibile quella storyline di Uppsala, a parte che lui distrugge Uppsala, quindi, cioè, come cazzo fai a distruggere Uppsala? So che è successo nella storia, ma non doveva essere Jarl Kor, dai, dai, non lui, pelatone. Che poi tutti questi personaggi tipo Harald hanno le barbe fintissime, ragazzi, brutte, brutte da vedere quelle barbe, che schifo. Non le barbe belle in stile Bjorn o Ubbe, così, no, proprio brutte, vabbè, troppo finte. Forse è colpa della fotografia o del contrasto usato nell'editing, non lo so e non lo voglio sapere. Questo sesto episodio, quindi, da partire sul versante inglese, vediamo quindi Olaf, dicevo che in Danimarca, a quanto pare, vuole aizzare Alfio contro Emma, dicendole che ha potere questa Alfio, ma dove? Dove ha potere? Beh, a parte che sembra una mezza vecchietta, e non mi ispira. E comunque lei in pratica diventa il burattino di Olaf, questa Alfio, per far valere i propri diritti, in pratica c'è in gioco la flotta danese di Canuto, perché Canuto è dovuto andare dai Vendi, cioè in Danimarca, a combattere contro i Vendi, che erano delle popolazioni slave che venivano da est, quindi tipo estoni, quelli lì, dalle parti della Finlandia, più o meno. Cosa succede? Succede che, a parte che non ce le mostrano, capite? Non ci fanno vedere Canuto e tutto questo percorso, che sarebbe stato anche interessante. E invece non ce li fanno vedere, devono solo dircelo. Cioè, una roba così in Vikings non è mai successa. Non lo so, ragazzi. Siamo a livelli di Reign. Nemmeno della Kingdom. Stiamo scendendo ancora più in basso. E cosa dire di Leif che va a puttane, nel senso che lo si perde un po' di vista. Qui il focus rimaneva sulla prima parte su Canuto e Emma che finiscono per bombare. Godwin rimane un po' in disparte.
capisce la situa, va da Edmund, vuole aizzarlo contro, ovviamente. C'è tutto il percorso dei nobili che è molto noioso, che si sottomettono a Canuto, ma in realtà sono rancorosi, no? Contro lo straniero, è banale. E alla fine cosa succede? Succede ho perso il filo. Ah sì, che alla fine loro due, Emma e Canuto, finiscono per bombare insieme, no? Vanno a letto. La continua citazione dei nostri cari vichinghi. Da Ragnar, Ivar senza ossa, così è un insulto nel quinto episodio, ma anche nel sesto. È un continuo insulto a Vikings questa serie, ragazzi, mi spiace, ma li stanno distruggendo. Gli ideali dei nostri personaggi protagonisti, tipo Ivar, Alfred e tutti quanti, Ragnar in primis, e la Gerta. Emma che vuole fare la cazzuta perché è normanna, ma di normanno non ha niente. E dopo un po' arriva, quando Canuto se ne va, ovviamente, dal nulla proprio spunta fuori Barba Forcuta. Chi è? È Svein, il padre di Canuto, un altro sborone, peggiore di tutti gli altri messi insieme. Un stile Jarl Korra, ma un pochino più sadico, diciamo. Jarl Korra è proprio psicopatico, uccide tutti, fa fuori il mondo intero. Barba Forcuta gode nell'infliggere sofferenza, a quanto pare. Ha tutto un giro, un siparietto, no? Si apre tra lui e i nobili, lui e Emma, lui e Godwin, insomma, vuole un po' imporsi, diverso da Canuto perché va, è più diretto, più burbero, scontroso, più tende all'assassinio, diciamo, anche dei nobili soprattutto, però nomina Godwin Jarl del Wessex, insomma, è una sorta di Elderman importante, gli dà un ruolo innegabile. Io Godwin me lo ricordo nella storia perché era padre tipo di Edwin, di altra gente che poi erano con Haroldo il Sassone o con Guglielmo il Conquistatore, quindi una roba che poi non ricordo bene perché era una parte abbastanza confusa e interessante, però da rivedere nella storia. Nella storia intendo con la S maiuscola, non nella storia di Valhalla, però potrebbe essere nella seconda o terza stagione. Se le faranno, perché hanno finito di girare la seconda stagione di Valhalla, ma chissà se avrà davvero successo. Boh, boh. Io certo non sono più in target perché mi ha fatto un po' schifo, soprattutto il finale. Però arriviamoci con calma. Questo è il sesto episodio, quindi vediamo che Frejdis torna a Kattegat col teletrasporto, ovviamente. Raggiunge Jarl Haakon, come gli aveva detto il Jarl Kor, perché sono tutti Jarl del cazzo. Haakon è quella di colore con la sua amica. E niente, lei ha la visione, parla del mare in stile Bran Stark con gli uomini di ferro, troppo già visto, troppo banale. E l'unica, c'è una che sopravvive, e le dice addirittura: quella che sopravvive sei tu, a Frejdis, l'ultima di figlia di Uppsala, una puttanata fantasy che, ragazzi, queste cose non si fanno, cioè una serie storica non è un fantasy, o fate un fantasy storico, perché questo sembra davvero un fantasy storico uscito male, eh. Nemmeno Vikings faceva queste puttanate, ma qui siamo troppo oltre. Altro che team drama, ci avevo visto giusto a quanto pare. E niente, succede che i nostri fottutissimi personaggi non combinano un cazzo per tutto il tempo, ragazzi. Cioè, Emma va a letto con Coso, con Canuto, a quanto pare si sposano, ma chi è che celebra il rito? Quando l'abbiamo visto? Nella notte, boh. So solo che sti due si sposano, ma come fa poi a sposarsi Canuto se ha già una moglie? Cioè, in prete non si fa due domande, ma vabbè. Comunque, che dire, Barba Forcuta pensavo fosse accattivante, invece è un, come posso definirlo? Un cinghiale, è un cinghiale con la barba grigia. E niente, mi ricorda un po' i bruti di Game of Thrones, perciò niente di davvero innovativo. E non ha una vera personalità, semplicemente si contrappone a Canuto per i metodi e per la visione di come regnare, no? Il metodo di regnare. Ed è brutto. Ed è brutto, ragazzi. E se non sbaglio, l'episodio finisce così. Non ricordo neanche più i colpi di scena, i finali, perché davvero. Anzi, Olaf che si allea con Coso, con il. Ma no, questo era nel settimo episodio, non vi spoilerò nulla, comunque Olaf sta arrivando da Jarl Kor, però è banale, si capisce. Ciao ciao!